Essere intervenuti in questa, diciamo, giornata di, in questa giornata in cui finalmente riparliamo delle nostre riserve di ottone, in particolar modo della riserva Punta dell'Acqua Bella, che, come sappiamo tutti, è stata teatro di una, diciamo, di un evento abbastanza catastrofico un paio di anni fa. Oggi ritorniamo, insomma, a parlare di noi. Io sono Maria Carla De Francesco, direttrice facente funzioni delle riserve, entrambe sia di Punta dell'Acqua Bella Ripari di Giobbe e della zona del Parco delle Dune, che è quella, diciamo, quel lembo sabbioso che si trova al confine con Francavilla, che è l'area dunale, un'area dunale importantissima, non ancora inclusa nelle riserve, ma è inclusa nella rete Natura 2000. Scusate l'affanno, ma io sono reduce da un'influenza, non so quanto reggerò parlando. Nel dicembre del 2021, grazie a un progetto europeo, cofinanziato dall'Unione Europea, dove la regione Abruzzo è capofila, che si chiama Life Calliope, di cui c'è qualche brochure sul tavolino, il comune di Ortone finalmente è entrato nella rete Natura 2000, che è questa rete di direttiva Habitat, che è sia di finanziamento ma soprattutto di tutela degli ambienti, e solo Ortona sulla costa mancava, avendo sia delle riserve naturali regionali, ma anche un'area dunale di grandissimo pregio, sia per quanto riguarda gli ambienti dunali, ma anche per le specie, tra cui il fratino. Da questa concertazione è stata fatta una proposta per due, anche se in progetto ne era prevista una sola, per cui il Comune è stato molto più bravo del previsto, raddoppiando le aree tutelate, due aree Natura 2000, e una include per l'appunto la riserva di Punta dell'Acqua Bella, ingrandendo moltissimo il confine, perché prende anche, diciamo, il borgo dell'Acqua Bella, che adesso è fuori dalla riserva, fino alla foce del fiume Moro. I fiumi è importante che siano all'interno di aree protette, anche per poterle tutelare, proteggerli. C'è anche, insomma, ci sono dei beni archeologici che, insomma, sono tuttora, insomma, non perfettamente conservati, ecco. Per di più c'è anche l'area di mare antistante, sia all'Acqua Bella che ai Ripari di Giobbe. Proprio l'altro ieri è uscita la notizia sul centro che la Capitaneria di Porto, cominciando i controlli, perché è Natura 2000, ha tolto una rete lunghissima, diciamo, per illegale ovviamente, una rete da posta, che anni fa il nostro Dario aveva trovato alla foce del fiume Moro, prendeva diversi chilometri, e lui stesso ha tolto, diciamo, con le mani, diciamo, poi chiamando anche la Capitaneria di Porto. Questi atti, diciamo, vandalici, non sono positivi per il territorio. Non è che perché uno da sempre ha messo le reti nel mare di fronte alle riserve, allora lo può continuare a fare in eterno. Lì c'è, possiamo dire che è completamente scomparsa, sono completamente scomparsi i ricci di mare, che non vengono presi di certo dalle persone locali ma da fuori. Ma è vero che bisogna cominciare a segnalare, a denunciare, non si va a pesca con le bombole. Questo, diciamo, è molto importante, perché la conservazione di quello che noi abbiamo, del nostro patrimonio, è importante. Se non lo facciamo noi, è impossibile che l'ente comunale possa conservare queste cose se non c'è l'aiuto dei cittadini. Noi non possiamo essere dappertutto, non può essere nessuno dell'amministrazione, può essere dappertutto. Ognuno di noi, in qualità di cittadini, in qualunque parte del mondo, dobbiamo denunciare se c'è un illecito, non soltanto Ortona. Molte spesso le segnalazioni vengono dai turisti, non dalle persone del posto, e questo non è molto positivo, perché la denuncia, anche se è una persona del posto che sta facendo un illecito, è necessario per preservare quelle che sono le nostre risorse, su cui non solo sono risorse ambientali importanti, ma sono anche risorse che possiamo utilizzare per il coinvolgimento turistico, che è altrettanto importante per portare economia sul territorio. Un'economia che tanti altri paesi stanno facendo con molto meno, e che Ortona, per varie motivazioni, stenta ancora, diciamo, a decollare perfettamente. Oggi, diciamo, quello che presentiamo sono i risultati di una bellissima iniziativa portata avanti dall'Associazione di Promozione Sociale Punta dell'Acqua Bella, che è nata proprio, diciamo, in un periodo in cui la nostra riserva è stata investita da questo incendio. L'associazione è composta da tante persone, non solo del posto, ma anche di fuori, che prestano in un modo o nell'altro, tutti i modi sono importantissimi ovviamente, a portare avanti delle iniziative, una delle quali è questa del vivaio.
del vivaio diffuso, nel senso ognuno a casa propria, perché nel momento in cui volevamo creare questo vivaio partendo dalla raccolta delle ghiande, la propagazione, non si trovava un posto comodo, perché ovviamente le operazioni di volontariato sono fatte nelle ore in cui una persona ha disponibilità e non sono tantissime se ci togliamo il lavoro e la vita privata. Per cui quello, diciamo, l'idea che è venuta all'associazione è quella che ognuno si riportasse, propagasse a casa propria in bottiglie di plastica, per cui a costo zero, qualche ghianda, qualche piantina. Dopo ovviamente un momento di formazione, che è sempre la cosa importante e che ci deve essere per poter svolgere delle attività in natura, ma anche da altre parti ovviamente, in ogni luogo. E io ci tengo, insomma, a ringraziare, l'ordine non è di importanza, è soltanto per comodità per ricordare, tanto l'amministrazione comunale che in questo momento è rappresentata, il sindaco arriverà fra un po' perché ha avuto in questo momento un altro evento, diciamo in concomitanza, arriverà per la consegna degli attestati a chi, che è subito dopo il seminario, dalla presidentessa del consiglio comunale. Lascio un attimo la parola. Buongiorno a tutti, saluto il presidente, saluto i responsabili più vicino a me e saluto innanzitutto i consiglieri presenti, Antonio Sorgetti e Gianluca Coletti. Sono molto felice, prima mi parlavo con Nicoletta, tra l'altro la nostra ex collega, che mi ha raccontato un po' tutte le vicende e l'impegno profuso che avete messo nella realizzazione di questo progetto, che è veramente, veramente carino, cioè è una dimostrazione del fatto che se si vuole, se ci si impegna, anche con piccole cose alla fine si può fare un qualcosa che alla fine di cui possiamo giovare un po' tutti, innanzitutto la nostra riserva, che è una delle più belle che abbiamo insieme a tutte le altre, e quindi è un patrimonio che va tutelato, va conservato e ognuno di noi può fare qualcosa per migliorarlo. Quindi i miei più cari auguri, bocca al lupo e complimenti per il lavoro che avete fatto e che farete nel corso del tempo. Grazie a tutti. Viva il lupo! È sempre viva, è il passo il cacciatore, non bisognerebbe prendere delle posizioni, ma io sono sempre contro la caccia purtroppo, insomma su questo lasciatemelo dire almeno questo. E vorrei ringraziare l'amministrazione, le amministrazioni anche che hanno preceduto la presente per essere arrivati a questo punto, anche se sembra che non facciamo niente, in realtà siamo andati avanti tantissimo. Nonostante gli imprevisti e gli incidenti che purtroppo non sono dovuti a noi ovviamente. Innanzitutto l'amministrazione d'Ottavio ha permesso la redazione del piano di assetto naturalistico che è stato approvato durante la prima legislazione del sindaco Castiglione nel 2018. È adottato, è in fase di valutazione di massima, valutazione ambientale strategica, che sta per chiudersi, diciamo, abbiamo avuto dei contrattempi, diciamo, sulla redazione, abbiamo dovuto cambiare insomma qualcosina, ma insomma sta procedendo per l'approvazione in regione. Il PAN è un piano di, è come un piano regolatore della riserva ed è sovracomunale, per cui diciamo per qualsiasi cosa bisogna fare riferimento al PAN e a quello che prevede il PAN, che sono tutte le schede. Poi diciamo un ringraziamento, diciamo, particolare al sindaco Castiglione, glielo dobbiamo dare perché se siamo, diciamo, riusciti a partire con la gestione, lo dobbiamo senza dubbio a lui. Siamo partiti, questo per fare un breve riassunto, siamo partiti nel 2018 con un protocollo d'intesa con le associazioni WWF, CAI, che da anni ovviamente sul nostro territorio, diciamo, soprattutto nell'Acqua Bella, ha portato avanti la manutenzione dei sentieri, eccetera, e l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette, che è un'associazione afferente al WWF e che al momento ha il coordinamento tecnico-scientifico come incarico comunale. E il coordinatore Andrea Natale, che è qui seduto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tutta una serie di documentazioni che ci hanno permesso di metterci in regola con la documentazione, ovvero piano forestali, che ci ha aiutato nel recupero post incendio, sia della riserva dell'Acqua Bella, poi piani di manutenzione delle strutture. Ovviamente cosa è successo? Che l'incendio ha scardinato completamente, perché quello che era comunemente conosciuta come la pineta di San Donato non esiste più, ma non esisteva neanche prima, perché è una pineta dell'impianto, non era vera, era artificiale, non era habitat, e era stata piantata presumibilmente tra gli anni 70-80
dal corpo forestale, perché era in uso in quegli anni ripopolare con questa vegetazione le aree nude, brulle, insomma, sia l'Acquabella ma anche i Rivali Giobbe sono stati teatro anche della guerra, insomma, ci sono ancora degli ordigni bellici sepolti, insomma, è stato molto complicato, insomma, hanno vissuto dei momenti molto complicati le nostre riserve, e quelle piante sarebbero dovute essere tagliate nel tempo, invece sono diventate altissime, sono diventate molto grosse, quello è il pino d'Aleppo, benché bellissimo e meraviglioso, purtroppo nei nostri territori che sono falesie di arenaria non possono stare perché si appendono, pesano, provocano frane in un territorio già particolarmente franoso. Per cui già prima dell'incendio noi avevamo, diciamo, stabilito di dover tagliare, diciamo, quasi il 90% del bosco, della pineta. Non c'è stato bisogno perché il fuoco ha spazzato via praticamente il 90% di tutto, per cui adesso siamo ripartiti da zero. È vero che per 2 anni la riserva non è stata vissuta, nel senso è stata chiusa per ordinanza sindacale, perché? Perché ovviamente mancavano le misure di sicurezza completamente, ci sono piante bruciate, non tagliate, non c'erano più staccionate, ponti, insomma, era impossibile la frequentazione in sicurezza. Allora, dato che nel caso delle riserve abruzzesi, l'ente gestore, il comune ne risponde, il sindaco, qualunque sindaco ne risponde personalmente di danni a persone e cose, è giusto che sia stata chiusa. Ovviamente, anche se la fruizione dal punto di vista delle persone, insomma, è stata ridotta a zero, è anche vero che il primo motivo per cui vengono istituite le riserve è per la conservazione della natura, non per la fruizione. È secondaria, è importante, la valorizzazione è sempre importante, ma per prima cosa va tutelata la natura. E questa chiusura di 2 anni, come è successo durante il periodo del Covid, ha giovato tantissimo alla nostra riserva, tant'è che, togliendo i pini sono molto belli, sono mastodontici, ma purtroppo impediscono qualsiasi altra vegetazione, perché di pino non permettono la ricrescita di niente, per cui era priva di sottobosco, secca, arida. Invece adesso stanno tornando anche da sole tutta una serie di essenze vegetali tipiche di macchie mediterranee che vengono portate non so dal vento, dagli animali, dagli uccelli, da altre parti. Per cui possiamo dire che la risposta della riserva alla chiusura è sicuramente positiva. Diciamo che la natura poi interviene sempre. Voglio dire che poi la natura, a prescindere dagli interventi buoni o cattivi che l'uomo fa a beneficio o a danno, alla fine ripara sempre tutto. Quindi, certamente. Fine, nonostante tutto il danno che è stato fatto, purtroppo, da un altro punto di vista, diciamo che poi... Potrebbe essere vista anche come una cosa positiva. Positiva, infatti. Diciamo che la macchia mediterranea è una... sono ambienti che sono abituati ad avere cicli di fuoco, che pulisce tutto e ridà inizio al ciclo. Dei boschi, e quello sta succedendo. Per questo motivo sicuramente a brevissimo riusciremo a riaprire almeno una porzione della riserva per la fruizione. Quello che chiedo gentilmente è di non camminare ovunque, ci saranno dei percorsi stabiliti da Valente e Cordino, non scavalcare, non camminare ovunque, perché il calpestio, ciò che distrugge per prima cosa le nostre riserve, è perché in tutte le riserve, perlomeno abruzzesi, ci sono sentieri delimitati e le persone non camminano dappertutto. Non ci si può andare in motorino o con altri mezzi, ma a piedi e con la bicicletta. Questo potrebbe essere, diciamo, scontato, ma non lo era nella nostra riserva. Anche per non vanificare tutti gli interventi non solo pagati dal comune e dalla regione, ma anche in primo luogo dai volontari e da chi ha finanziato. Negli anni noi abbiamo ricevuto anche, diciamo, perlomeno l'associazione ha ricevuto delle donazioni private, che ci dirà adesso Tommaso, perché ne ricordo solo una. L'ultima che abbiamo ricevuto, a cui vorrei dire grazie, è del vivaio oasi piante della Val di Foro, stiamo prendendo ancora delle piante per le messe a dimora, e che già, diciamo, ci fornisce delle piante a un ottimo prezzo, veramente di ottima qualità, ma ne ha donate 8 ricci di grande fusto alti, per cui già piante da rimettere, stiamo rimettendo in questi giorni, e ce le ha gentilmente donate. Per questo io veramente voglio ringraziarlo, perché ogni piccolissima donazione per noi è molto importante. Adesso, detto questo preambolo, lascio la parola alla Presidente, a Tommaso Valentini, dell'Associazione Punta dell'Acquabella, che presenterà l'associazione, e soprattutto poi insieme a Dario presenteranno questo veramente molto carino e impegnativo, devo dire, progetto. Grazie.
Di nuovo, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Ti metto il doppio microfono. No. Ho la voce bassa oggi anch'io per mal di gola. Ma... Dunque, da dove iniziamo? Intanto inizio ringraziando tutte le persone direttamente coinvolte con l'associazione, indirettamente coinvolte, comunque tutte quante quelle persone che in un modo o nell'altro hanno preso a cuore il benessere di questa riserva. Io, come altri qui presenti, dentro questa riserva ci sono letteralmente nato e quindi diciamo che è un obiettivo, penso un obiettivo comune, quello di far tornare la natura così com'era in passato. Abbiamo preso a cuore, come ci siamo uniti in associazione, abbiamo preso a cuore in particolare ovviamente la riserva di Punta dell'Acqua Bella, proprio per i motivi per cui vi dicevo, e negli anni abbiamo cercato nel possibile di ecco, come diceva prima Maria Carla, di spronare, ecco, tutti quanti gli altri a rendersi partecipe. Lo faccio anche oggi con i presenti, vi chiedo anche di spargere la voce. La riserva ha bisogno non soltanto delle istituzioni, che ovviamente sono fondamentali e importanti, ma anche bisogno, come diceva Maria Carla, dell'aiuto, anche se in piccola parte, di tutti, perché l'aiuto di tutti comunque abbiamo sperimentato negli anni. Il progetto che Dario tra un po' ci illustrerà nella dimostrazione, l'aiuto di tutti è quello che prima di tutto crea una cultura del rispetto dell'ambiente verso tutti i cittadini, tutti quanti fruitori. Purtroppo negli anni abbiamo visto nella riserva tante cose fatte male da parte dei fruitori. Parlo proprio di cose anche molto semplici: lasciare la spazzatura all'interno della riserva, insomma comportamenti poco consoni. Addirittura ci siamo trovati delle volte con motociclisti che passavano alla riserva creando delle distruzioni proprio di tutto quello che è l'habitat naturale. La nostra associazione è un'associazione di promozione sociale di cui io sono presidente, siamo all'attuale una cinquantina di soci, come diceva Maria Carla, diciamo da non soltanto locali, ma l'associazione è aperta. Diciamo che l'interesse comune è quello di difendere questo lenzuolo di terreno che si trova proprio in Punta dell'Acqua Bella. Quindi diciamo che le porte sono sempre aperte, sono tutti benvenuti, chiunque possa portare un minimo di aiuto è il benvenuto. In questi anni abbiamo cercato di sensibilizzare, come diceva prima Maria Carla, abbiamo raccolto anche varie donazioni, in particolare la donazione più cospicua, diciamo che è quella che abbiamo ricevuto da una società qui del posto, che la Waterford, che continuo a ringraziare, che ci ha dato comunque un contributo che è stato interamente utilizzato per l'acquisto di piante che sono già state piantumate all'interno della riserva. Poi ci sono stati altri donatori minori, ricordo la donazione, ringrazio la donazione del Rotary, ci sono stati anche molti privati che in maniera proprio anonima sono venuti e hanno partecipato anche con piccole donazioni, ma ecco, la somma di piccole donazioni ci ha permesso negli anni di fare quel poco che siamo riusciti a fare. Credo non che... è poco quello che siamo riusciti a fare. Sì, diciamo che c'è poco nel senso di la riserva ha bisogno di molto di più. Ovviamente noi ci abbiamo messo anche di più di quello che avevamo, però purtroppo devo dire che non è ancora sufficiente, bisogna fare ancora di più, sprono tutti a fare sempre di più. Oltre questo c'è questo progetto che abbiamo ideato, pensato e fatto partire proprio per cercare di trovare delle soluzioni. Come sapete la riserva sono 28 ettari dove c'è una ripiantumazione da fare che comporta un numero di piante di varietà diversa abbastanza importante, quindi
pensare di andare ad acquistare questo volume di piante, parliamo di cifre importanti. Quindi noi ci siamo attivati in maniera diversa e abbiamo messo in piedi questo progetto che fra poco Dario vi illustrerà. Anticipiamoci noi, creiamo noi il vivaio con tutti gli standard e tutto quello che è la conoscenza che bisogna avere per portare avanti un progetto del genere. In questo caso specifico ringrazio anche i qui presenti che si sono dimostrati tecnici veramente, veramente di alto livello. E quindi abbiamo iniziato questo progetto che non solo è stato un progetto e vuole essere un progetto per fine alla ripiantumazione, ma anche alla sensibilizzazione, perché comunque molti di noi in questo anno hanno accudito personalmente delle piante in casa propria. Quindi consentitemi il termine, è proprio come crescere dei figli in casa, e capite che poi queste piante, una volta in riserva, ognuno di voi le ha a cuore, e quindi si presuppone che continueremo il processo pure di cura per portarla avanti. Oltre questo io lascio la parola a Dario, che entra più nello specifico e nel tecnico e vi racconta esattamente quello che abbiamo già fatto. Questo diciamo vuole essere un progetto pilota e speriamo che cresca e che possa essere portato avanti non solo da noi ma anche da altri. Spero che sia possa essere qualcosa di utile per la riserva, per la comunità e per tutti quanti noi. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie Tommaso, grazie Maria Carla e grazie alla Presidentessa del Consiglio Comunale, così come a tutto il Consiglio Comunale di Ortona, per l'opportunità di essere stato il coordinatore di questo vivaio diffuso. Per chi non mi conosce, io sono Dario D'Onofrio, sono biologo marino come formazione, ma poi lavorando sono anche un educatore ambientale con un po' tutte le fasce di età, anche nel settore turistico, e sono una guida naturalistica, istruttore di kayak e nell'associazione mi sono prestato proprio per coordinare quello che è stato a mio avviso un piccolo successo, che è quello del vivaio diffuso. Eravamo trovati di fronte a una riserva devastata da questo incendio, ma se non ci fosse stata la volontà delle persone che abitano in prossimità della riserva di farla rinascere, oggi non saremmo qui e avremmo sicuramente molte meno piante da rimettere a dimora in quello che spero che sarà la futura riserva rigogliosa di Punta dell'Acqua Bella. Io sono di Francavilla al Mare, quindi vi ammiro molto e vi invidio per avere le ricchezze naturalistiche che avete sulla costa ortonese. La città di Ortona, se non so se ve ne rendete conto, ma sono 5 falesie sul mare, come la mano della Maiella direttamente sul mare: Torre Mucchia, Punta Ferruccio, Punta Lunga, il promontorio col Castello Aragonese e infine Punta dell'Acqua Bella. Grazie a queste 5 falesie il paesaggio è rimasto molto simile a quello che godevano i nostri antenati, cosa che non si può dire per il resto della costa centro-settentrionale d'Abruzzo, che è diventata, ahimè, una grande città spalmata sul mare. Mi ricollego al Viva il Lupo, in risposta all'In bocca al lupo, perché non è solo una questione ambientalistica o animalistica, è quasi una questione egoistica, ed è quello che ormai le persone non si rendono conto. L'ambiente è anche casa nostra, ed è anche fonte del nostro benessere. Anche la vista di un albero e degli uccelli su un albero danno endorfine e danno benessere, sono cose che per un milanese sono impagabili. Noi ce ne siamo assuefatti e quindi non gli diamo il giusto valore. Ma quando noi diciamo viva il lupo, poi sono anche una guida al centro visite del lupo sopra Popoli, ed è una cosa che rimarco sempre, è paradossalmente egoistico dire viva il lupo, perché quando diciamo in bocca al lupo lo diciamo perché mamma e papà lupo i lupacchiotti li trasportano in bocca appena nati. Se non ci fossero loro il lupacchiotto morirebbe. Quindi quando qualcuno vi dice in bocca al lupo, vi sta dicendo che tu possa essere protetto dal lupo. Se il lupo crepa, crepi anche tu.
Così come se noi non avessimo le riserve, i boschi rigogliosi e selvaggi, non ad uso e consumo delle persone, ma i luoghi selvaggi a protezione della costa, queste falesie nel giro di 50, massimo 100 anni franerebbero in mare, con la città e i quartieri che la formano, va bene? Quindi quello che io cerco di trasmettere un po' anche quando lavoro è un po' più di riconnessione al tessuto naturale che arricchisce la nostra regione e in particolare anche Ortona, come Basto e come tutti i comuni della costa dei Trabocchi, perché è qualcosa che ci ha dato il nostro territorio, ma che se noi continuiamo ad approcciarci adesso con una logica di consumo, di arraffare il più possibile per un tornaconto personale, è un qualcosa che non tornerà più. Quindi io non so se quando sarò anziano potrò ancora godere di questo benessere, di questa bellezza che ci viene donata dai luoghi naturali, però posso fare di tutto per provare a coinvolgere bambini, adulti, ragazzi all'interesse e alla conoscenza di questi luoghi, perché è un qualcosa che non è conosciuto, non viene valorizzato, non viene neanche riconosciuto come tale e quindi poi viene devastato da chi magari per un tornaconto economico personale non ha alcuno scrupolo, ma poi questo si propaga a cascata in maniera negativa sul benessere di tutta la collettività. Quindi ormai sono parole che sono desuete anche in televisione, il bene comune, la collettività, ormai si parla solo di profitto e competizione. Io tendo ad andare sempre controcorrente di mio. Ed è per questo quindi che ho accettato e vi ringrazio anche per l'onore di coordinare questo progetto. Non avendo fisicamente un vivaio, come diceva Tommaso, ci siamo inventati il modo di poter creare in maniera diffusa un vivaio sul territorio abruzzese, proprio perché i vari volontari che si sono uniti a me in questo progetto vengono anche da fuori di Francavilla al Mare, io sono anche da fuori di Ortona, io sono di Francavilla al Mare, abbiamo un'associata che è di Colle Corvino che oggi non ci può essere, però per dire che ha avuto molta risonanza questa iniziativa. E quindi nella pratica, nel concreto, ho creato, perché ovviamente le cose vanno fatte con cognizione di causa e non si può prendere una ghianda nelle alberature urbane che derivano da alberi coltivati in vivai magari del Trentino con una genetica che è tipica di piante di vivaio e andarla a mettere in riserva. Questo è un piccolo esempio del perché bisogna fare le cose conoscendo quello che si va a fare, tanto più in una riserva protetta. Così mi sono assunto l'impegno di creare un vademecum di qualche pagina da dare ai nostri associati volontari per iniziare con consapevolezza, eruditi di come funzionano i cicli naturali e le riserve, per iniziare ognuno a casa propria ad accudire questa, che è una fitocella fondamentalmente, fatta con delle bottiglie che anziché essere buttate vengono riutilizzate per diventare dei vasetti a costo zero, per piantarci fondamentalmente quelle che abbiamo capito essere le specie di alberi che in natura avremmo trovato senza l'intervento dell'uomo che ha tagliato a destra e a manca negli scorsi secoli le nostre coste. Gli alberi in particolare sarebbero delle querce, leccio, roverella principalmente. Il bosco a leccio, a roverella, la lecceta, comunque la querceta mista, sarebbe quello che è l'ambiente tecnicamente detto ambiente climax, cioè l'ambiente più evoluto e più sostenibile dal punto di vista ambientale sulla costa abruzzese a livello naturalistico. Quindi diciamo che abbiamo approfittato, come diceva Maria Carla, dell'incendio per iniziare a ripiantumare delle ben determinate specie di alberi che sono o querce di leccio o querce di roverella, però andando a prendere il seme che è la ghianda. E quali alberi erano da andare a prendere? Bene, erano alberi cosiddette matricine molto anziani, quindi talmente anziani che si dà per scontato che nessuno li abbia piantati, ma siano nati per disseminazione naturale 50, 100, anche più di 100 anni fa.
Quindi una volta che questo vademecum ovviamente io l'ho trasmesso ai nostri volontari preventivamente in modo che ognuno lo potesse studiare e ora è di dominio pubblico, infatti con Maria Carla magari lo potremo diffondere proprio per cercare di fare in modo che qualcun altro prenda esempio su quello che abbiamo fatto noi, anche perché è facilmente replicabile. E come vedete in questa mappa mi sono fatto dare le posizioni dai vari volontari di tutte queste matricine, cioè alberi molto grandi candidati ad essere utilizzati per la raccolta del seme, della ghianda. Le varie posizioni sono state divise in tre grandi settori, aree geografiche, dove abbiamo organizzato altrettante giornate di raccolta, tre giornate, quattro aree di raccolta. E alla fine poi queste ghiande sono state conservate in maniera ovviamente opportuna, perché non si dovevano inumidire, non dovevano marcire, e poi consegnate ai vari volontari durante una cena prenatalizia, se non sbaglio dal 10 dicembre del 2022, con il compito di accudirle a casa propria, perché non abbiamo di fronte dei comodini, abbiamo di fronte degli esseri viventi che vanno accuditi, gli deve essere voluto bene, va bene, come, non dico come un animale selvaggio, come un animale domestico, ma come un essere vivente che va considerato come tale, respira, ha bisogno di cure, di attenzioni, un po' di acqua, niente di complicato. E hanno ripagato i nostri sforzi, perché dopo poco più di un anno siamo riusciti a generare una settantina di piantine che sono state conferite alla ditta che ora sta facendo i lavori meccanici di ripiantumazione della riserva circa 2-3 settimane fa. Quindi Maria Carla mi ha già detto che sono già state messe a dimora in quello che sarà un boschetto, speriamo, dedicato al vivaio diffuso. Quindi sono state tutte concentrate in un'area ben specifica della riserva, dove una volta che si sarà ristabilita la fruibilità al pubblico potrà essere messo un cartello per dire: questo è il boschetto generato dal vivaio diffuso dei vivai dell'associazione. Questo è un insieme di azioni virtuose che, ripeto, non costano tanto, ma hanno poi un ritorno in termini di beneficio percepito o meno che è molto più grande di quello che lo sforzo che qualcuno può metterci sopra. Io tendo sempre a stimolare gli altri a fare comunicazione di queste cose, perché c'è uno scollamento che è raccapricciante tra quella che è la percezione delle persone comuni nei confronti dell'habitat, dell'ambiente naturale nel quale siamo immersi. Io cerco col mio lavoro anche di farlo con i bambini, che sono molto più recettivi degli adulti, e mi spiace che qui non abbiamo oggi una nutrita rappresentanza di giovani ragazzi e ragazze di Ortona, che è quello sul quale io tendo a pungolare da anni, perché se i giovani rimangono sempre dietro a questo, va bene, non andrà bene sicuramente, perché ci stiamo alienando da quello che è la realtà dei fatti, da ciò che ci dà cibo, da ciò che ci dà ossigeno, ma anche ombra, ma anche che contrasta con le frane. E quando questo viene a mancare, poi costa davvero tanto all'amministrazione comunale o a un privato porre rimedio, va bene? Quindi il vademecum era fatto da una parte pratica e teorica, va bene, la parte teorica no, vado veloce, ma fondamentalmente si tratta di poche pillole di botanica su come riconoscere da sé le varie specie di querce che ci interessavano, va bene? Quindi per esempio la farnia, che non era molto indicata nella nostra riserva perché è una quercia molto ben adattata ai terreni un po' umidi, cosa diversa invece dalla roverella, eccola qua, e infi, che questo è l'abito invernale della roverella, la vedete con tutte le foglie secche sulla chioma, come se l'albero fosse morto, in realtà è il suo abito invernale, si dice una pianta semipersistente, perché in inverno le foglie si seccano, rimangono sulla chioma, non vengono perse e vengono sostituite, scalzate dalle foglie giovani a primavera. Questa è una roverella nell'abito invernale. Poi ci sono anche i cerri, anch'essi se ne trovano lungo la nostra costa, ma non sono proprio la specie target che ci interessava, così come invece il leccio.
Quercus ilex, che per chi non lo sa è l'albero che ha dato il nome alla città di Lecce, proprio perché il Salento fino all'epoca dell'anno 1002-1003 era un'immensa lecceta tra lo Ionio e l'Adriatico, che poi è stata disboscata per lasciare spazio alle coltivazioni estensive di vite e ulivo, come vediamo ora il Salento, ma questo albero è rimasto nella bandiera del Lecce Calcio. Se qualcuno ce l'ha presente, c'è una lupa, perché la città è stata fondata dai Romani, e dietro quella lupa c'è un albero, che è proprio l'albero di Lecce. Lui è la specie, diciamo, privilegiata a vivere in quello che il contesto ambientale affacciato sul mare della nostra riserva di Punta dell'Acqua Bella. E sappiate che di tutti gli alberi e di tutte le querce presenti in natura ho da poco riscoperto, perché l'avevo studiato ma l'avevo dimenticato, è una di quelle specie che a livello fogliare emette più monoterpeni, che sono sostanze chimiche che le piante rilasciano, che inalate producono endorfine, benessere che non viene ovviamente percepito immediatamente, ma che dà una sensazione di benessere, dilata le arterie, regolarizza il battito cardiaco. Sono tutte cose che altrove, nelle grandi città, ragazzi se le sognano. Altrove, in città anche vicino a noi, i lecci vengono tagliati in maniera massiccia per mettere degli alberelli che sono come dei soprammobili, senza andare troppo lontano. Ebbene, lei è la specie privilegiata che ha questa ghianda un po' appuntita, va bene? Come vi dicevo, le ghiande poi sono state conservate, selezionate, perché non è detto che tutte le ghiande abbiano la stessa probabilità di germinare. C'erano le ghiande un po' bucate, c'erano le ghiande un po' ammaccate, che andavano scartate, e dopodiché quelle che si supponeva essere appunto più probabilmente fertili sono state consegnate ai vari soci e volontari del vivaio diffuso. Io ho preso nota di tutte le ghiande che sono state consegnate e abbiamo avuto un successo nella germinazione superiore all'85%, che è un dato veramente grande. Poi il successo nella piantumazione è un po' sceso, perché ahimè abbiamo avuto delle stagioni autunnali e invernali drammaticamente siccitose, quindi tutte quelle piantine che erano state lasciate senza troppe cure dirette, ahimè, sono seccate. Ma non per questo siamo riusciti ad avere appunto più di 70 piantine che sono state messe e che speriamo diventeranno i futuri alberi del futuro boschetto di lecce e di querce della riserva di Punta dell'Acqua Bella. Questo vademecum, ripeto, è condivisibile ed include anche la parte pratica finale, che indica tutti gli step, tutti i passaggi per fare questa, una fitocella si chiama, che è un vasetto dove andare a mettere le ghiande. Qui vedete la nostra socia Sara con me a Francavilla sotto un leccio di almeno 300 anni, che vedete dalle radici come riesce a bloccare l'erosione di tutto il costone di arenaria. Quindi se non ci fosse stata quella quercia lì, ora non ci sarebbe la strada e non ci sarebbero le campagne, ma ci sarebbe solo un grande ammasso di arenaria franata. Ecco le ghiande che sono state consegnate ed ecco uno schema della fitocella, quindi con descrizione precisa di come va fatta, con le dovute proporzioni, la gestione, questo è il materiale che va messo alla base per fare in modo che l'acqua possa drenare e non tappare i pori di fuoriuscita. Ed ecco infine quello che era il risultato a 2-3 mesi dalla semina, che sarà fatta intorno alla fine di dicembre del 2022. Noi di questo periodo, l'anno scorso, già iniziavamo ad avere queste deliziose piantine alle quali noi abbiamo imparato ad affezionarci, accudendole per cercare di dare una mano concretamente alla rinascita della nostra riserva. Io mi taccio e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Dario. Scusatemi, volevo fare un ulteriore ringraziamento, che mi scuso per essermi dimenticato, Ortona Notizie, che ci sta riprendendo, sta facendo un live in questo momento, che insomma ce l'ho anche di fronte, ma mi sono dimenticata prima. E ringrazio in maniera tale da poter, diciamo, aumentare notevolmente il pubblico, per cui adesso facciamo, diciamo, qualche, diciamo, piccola
qualche piccolo aggiornamento anche per chi poi ci seguirà diciamo successivamente, in maniera da rispondere preventivamente a delle domande che il pubblico ci vorrà fare. Allora, intanto io ringrazio l'associazione, ringrazio Dario e ci tengo a precisare che tutte le operazioni sono state fatte sì da volontari formati, ma da persone che sono laureate. Non per qualcosa, ma è importante diciamo, saper dimostrare che tutte le operazioni vengono svolte da personale qualificato per la propria professionalità, ovviamente. Come diciamo, Tommaso è qualificato nelle operazioni, anzi direi veramente eccezionale nelle operazioni di chiamarle vivaistica è un po' riduttivo, perché veramente sono state fatte operazioni molto importanti di consolidamento, direi che senza diciamo, l'expertise di Tommaso e dei suoi collaboratori sarebbero state veramente impossibili, perché non sempre chiunque lavora col verde è capace di fare determinate operazioni, ma anche determinate scelte in contesti problematici, che il problem solving è una delle diciamo, qualità che sono state importantissime, perché un territorio stava completamente franando. E altrettanto è importante l'expertise di persone che sono qualificate per poter andare in natura, per poter fare delle raccolte di semi e i monitoraggi. Perché diciamo da una pineta la stiamo trasformando in una lecceta? Non perché ci piace diciamo, la quercia più del pino, sono tutte piante che secondo me sono tutte bellissime, perché sono state fatte degli studi precedenti riconoscimento di quali erano intanto gli habitat potenziali. Questo è stato fatto in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise, sempre grazie al progetto Life Calio per il 2019. Fortunatamente poco prima insomma, dell'incendio, per questo siamo stati abbastanza fortunati ad avere tutta una serie di cartografie che ci hanno permesso di riconoscere con rilievi vegetazionali, checklist di specie, su tutta sia la riserva dell'Acqua Bella ma anche quella di Rivale di Giobbe. Poi sono stati fatti degli studi forestali per vedere dove andavano tolti i pini. Adesso, molti di quelli che avevamo segnato inizialmente in realtà non sono stati bruciati, per cui li abbiamo graziati e rimarranno lì perché sono i sopravvissuti e sostituiamo altri. Ma soprattutto è stato fatto uno studio storico, cosa c'era prima, cioè prima siamo arrivati noi nel 2019, nel 2005, nel 2007 quando è stata diciamo, istituita la riserva. Da fonti storiche, da mappe antiche, da fotografie fine 1800, prima della prima guerra mondiale, prima della seconda guerra, dopo la seconda guerra mondiale, per cui molto probabilmente con grandissima probabilità, ovviamente la certezza non ce la può avere nessuno perché nessuno di noi era lì 300 anni fa, il contesto diciamo naturalistico che c'era oltre era molto simile a quello di Torino di Sangro, dove c'è una lecceta, una bellissima lecceta direi anche unica costiera. È un po' più vicino a quello che c'è al Fosso delle Farfalle, che è tra Rocca San Giovanni e San Vito, un bosco misto bellissimo, meraviglioso, che se non avete mai visitato entrambe le riserve vi consiglio di andare a visitare, perché è quello che probabilmente era il nostro territorio e che là si è salvato per cause, diciamo, non so, per cause storiche, insomma, nessuno ha costruito lì, nessuno ha tagliato. E per questo motivo, dopo aver fatto tutto questo studio, raccolto e collezionato tutto questo materiale, ovviamente, ci siamo imbarcati in questo ripristino ambientale, perché questo non è conservazione, non è tutela, ma proprio un ripristino di ambienti che non ci sono più in questo momento. E questo cosa significa? Che quando rientrerete nella riserva troverete un contesto molto diverso rispetto a quello che eravamo abituati a vedere noi prima, soprattutto per quanto riguarda la copertura, perché prima c'erano dei pini immensi, altissimi, che non ci sono più e che difficilmente si ricreerà quello skyline, chiamiamolo così, con le querce, perché sono più basse, sono più contenute rispetto ai pini, ma sono sicuramente molto più adatte, perché le nostre falesie non sorreggono il peso di un pino che si appende sulla falesia. Seconda diciamo, cosa, quello che ci tengo a precisare, per non andare contro legge, è che non abbiamo ripiantumato la riserva post incendio. Questo non è stato fatto né dall'associazione né dall'amministrazione comunale. Il ripristino post incendio è delle infrastrutture di sicurezza, staccionate, tutto ciò di legno che è andato bruciato, riapertura dei sentieri. Le messe a dimora di piante sono state fatte per prevenire il dissesto idrogeologico, perché ovviamente, come diciamo, anche qualcuno mi ha fatto notare forse su Facebook tra i vari commenti, non si possono ripiantare piante nei luoghi incendiati per circa 10 anni, se non mi sbaglio.
E quello noi non lo stiamo facendo, infatti. E quello che stiamo cercando di fare è di consolidare, mediante ingegneria ambientale verde, cioè senza fare valizzato o altre cose, ma semplicemente rimettendoci piante che, di macchia mediterranea che possono contenere le frane, cioè consolidare, e prevenire sicuramente quello che sarebbe avvenuto, ovvero qualche frana. Perché spoglio da qualsiasi vegetazione, semplicemente ricco di canne a rondo che sono rinate gioiose e felici in un ambiente ovviamente privo di qualsiasi altra forma di vegetazione, sicuramente tra estate molto siccitose e molto secche, per cui il terreno si praticamente si disidrata talmente tanto che cominciano a crearsi diverse crepe, seguite da momenti alluvionali veramente molto forti, tutto ciò provoca ovviamente frane. E cosa è stato fatto inizialmente? Con, come ha ricordato prima Tommaso, con i primi, diciamo, gentili finanziamenti dei privati, è stato consolidato il versante appena si entra, per cui tagliate tutte le piante, che, insomma, tutti i pini morti, secchi, bruciati, che pesavano oltretutto, lasciate soltanto l'apparato radicale che poteva sorreggere un altro posto, sono state rimesse veramente tantissime piante. Noi abbiamo superato le 2005 fino adesso di piante essenze, veramente, siamo veramente agli inizi. E abbiamo messo piante di varie dimensioni, anche per poter cominciare a vedere qualcosa di più grande, ma soprattutto sono stati consolidati i versanti in modo veramente appropriato, perché io proprio in questi giorni stiamo ultimando alcuni lavori e tutte le piante che erano state messe inizialmente, insomma, subito dopo l'intervento, subito dopo l'incendio, sono cresciute, gli allori sono diventati grandi, perché oltretutto è un terreno pieno di cenere, per cui pieno di sostanze facilmente utilizzabili, e hanno tenuto retto benissimo nonostante, insomma, varie alluvioni che sono succedute anche a novembre qui a Ortona, che è stata abbastanza colpita. E per quanto riguarda le piante di questo bel progetto, è stata individuata un'area praticamente proprio che si vede all'entrata, subito sotto, che non è investita dall'attuale cantiere che sta portando avanti i lavori pubblici del Comune di Ortona, e lì abbiamo fatto dei percorsi, diciamo, ad anello, e proprio ieri sono state messe a dimora queste piantine, tutto ovviamente in falesa, per cui non visitabile al momento. Io purtroppo non sono potuta andare, perché l'ho letto con l'influenza, se no vi portavo qualche immagine. E le 70 piante sono state rimesse lì insieme a tutta un'altra serie di macchia mediterranea che non abbiamo messo noi, che è tornata naturalmente insieme ad altre piante che erano state messe, per cui insieme ai lecci, diciamo, di grandi dimensioni, per cui si presuppone che tra qualche anno potremo cominciare a vedere, insomma, qualche bel cespuglio. Ci vuole pazienza, era impossibile. Diciamo, nonostante tutte le richieste che ci sono pervenute del perché la lentezza dei lavori, non è lentezza, sono passati soltanto 2 anni e mezzo, che per la natura non è niente, 2 anni e mezzo. Era impensabile che subito dopo un evento così catastrofico come questo incendio, come è stato quello nostro, che è stato uno dei più impattanti sulla costa, insieme a quelle dell'entroterra, ma comunque per la costa è stato molto come quello di Pescara, insomma, un evento, diciamo, incendiario particolarmente forte, dovuto al fatto che i pini, essendo conifere, prendono fuoco benissimo, praticamente si accendono come praticamente candele proprio. Cosa è successo? Non era possibile ritagliare immediatamente, sarebbe successo, comunque noi ci siamo voluti assumere la responsabilità di creare ulteriori danni, perché non eravamo sicuri che si potesse cominciare a tagliare, punto numero uno. Punto numero due, è buona norma dare almeno un anno e mezzo di tempo alla natura per vedere se qualcuna di quelle piante naturalmente non riprendesse. Non potevamo andare lì a tagliare indiscriminatamente qualsiasi cosa perché ci piaceva. E in effetti qualcuna ha ripreso e non è stata, salvata, insomma, non qualcuna, ma abbastanza piante, insomma, hanno ripreso naturalmente. E le altre, ovviamente, adesso, da dopo Natale, che è iniziato anche il cantiere dei lavori pubblici, insomma, sono state tagliate tutte quelle che purtroppo si erano completamente seccate e sostituite da piante di bosco misto mediterraneo e macchia mediterranea. Sicuramente una cosa positiva dell'incendio è che, girando, insomma, non sono state trovate carcasse di animali, per questo almeno questa cosa, diciamo, non ci sono state altre vittime nel mondo, diciamo, animale. Sicuramente nel mondo vegetale sì, ma sicuramente questa nuova veste della nostra riserva servirà a richiamare anche molti altri animali, perché stiamo rimettendo
delle piante con frutti, con bacche, con ghiande, che richiamano animali che non c'erano prima. Prima c'era una pineta secca ormai, per cui non c'erano più neanche i pinoli, c'erano solo alcuni scoiattoli. Invece adesso stanno tornando istrici, volpi, testuggini, insomma ci sono diversi cinghiali, perché diciamo come ci sono anche loro nella natura, purtroppo poverini, non è neanche colpa loro se si ritrovano qui, questa insomma. Per cui vorrei dire che il risultato, diciamo, tirando diciamo le somme, direi che è positivo, il bilancio per me è positivo nonostante tutto. Per quanto riguarda la riapertura totale della riserva, non per adesso, perché in realtà nella parte nord, che è quel sentiero che portava sulla pista ciclopedonale, era frenato poco prima dell'incendio, era già franato, non era più percorribile. Dopo l'incendio in realtà Tommaso ha trovato un'altra strada che si potrebbe utilizzare, ovviamente ci vuole tempo, soldi, insomma, forze, risorse, insomma, per poterlo fare. Per adesso abbiamo riaperto un altro sentiero che porta sotto al Cornecchio, e da lì insomma si può riconnettere in qualche modo al Borgo dei Pescatori o alla pista ciclopedonale, per cui in qualche modo insomma stiamo cercando di riaprire, almeno perlomeno per questa estate. Allora, io grazie. Grazie a voi. Allora, se abbiamo qualche minuto, proietto un video con un'intervista, certo, che hanno fatto il nostro socio Alberto durante il Giro d'Italia, e dopodiché lascio la parola ad Andrea per la consegna degli attestati. Se non ci sono insomma domande dal pubblico, domande, così poi consegniamo gli attestati mentre insomma mette il video. La scorsa primavera abbiamo, come coordinamento delle riserve, l'Istituto Abruzzo di Aree Protette, IAP, ha realizzato un corso per operatori turistici per la fruizione del territorio naturale, dove hanno partecipato diverse persone di Ortona, di non Ortona, soci delle associazioni, insomma persone singole, e oggi diamo gli attestati. Per gli attestati, se riusciamo ad aspettare che arriva il sindaco che ci teneva a consegnarli. Sì, mi ha mandato un messaggio. Sì, poi vediamo il video, vediamo il video, poi sentiamo le domande nell'attesa del sindaco e poi magari consegniamo gli attestati. Per spiegare. Se vuole dire qualcosa, insomma, vista la mia passione per il ciclismo, ho pensato che durante la tappa che si è svolta ai primi di maggio sarebbe stata visibile la riserva, il nostro territorio, per un bel po' di tempo durante la trasmissione della tappa. Quindi ho preso contatto con una scheda che spiegava i contenuti naturalistici e ambientali del territorio. Ho preso contatto con tutte le redazioni giornalistiche che si occupavano del giro. Ho preso contatto con la RAI, con la Gazzetta dello Sport, Eurosport, e gli ho mandato questa scheda, che poi ognuna di queste broadcasting hanno utilizzato in modo diverso, perché c'è stata la redazione sportiva della RAI che è andata a fare delle piccolissime riprese nella zona del cimitero e del viale dei Pini, e l'ha fatta vedere al volo durante la tappa. Io poi sono stato intervistato per pochi minuti da Digi3. Non ho seguito la diretta che faceva Eurosport, perché quella è fatta praticamente soltanto per chi ha la televisione on demand, e quindi adesso vediamo soltanto un attimo il breve intervento che mi hanno concesso al TG3. Grazie. Abbiamo avviato la ripiantumazione con l'obiettivo di modificare col passare del tempo la botanica del territorio, dai vini d'Aleppo che ci sono alle querci di Roverella e di Leccio. E stiamo lavorando con donazioni di associazioni, di aziende, e poi stiamo realizzando anche un vivaio diffuso presso le case dei soci. Ecco,
Ecco, noi proprio con Ortona siamo collegati perché la città accoglierà domani l'arrivo della crono, la prima emozionante sfida di questo Giro d'Italia. Alberto Rossi, in un flash si potrà vedere la riserva dell'Acqua Bella, facciamo attenzione a quella macchia verde sopra le gallerie. Sì, per i telespettatori guardate, individuate l'ultima punta che va, l'ultimo promontorio che va nel mare prima del porto di Ortona, e tutto il territorio sotto sopra le gallerie è quello della nostra riserva. E allora grazie, giro subito la linea a Federico Malerba che si trova proprio in città a Ortona e sta vivendo il clima di questa attesa. A te Federico. Un applauso direi. Guarda, se non ci mettiamo sulla pagina verde. Ok, me lo devo andare a riprendere allora. Beh, dell'anno scorso. Ti mando il link se vuoi. Ok, Tommaso, vuoi fare qualche conclusione? Vuoi dirci qualcosa? Diciamo che avete già detto tutto. Io posso solo, ecco, spronare. Io purtroppo per lavoro non sono più qui. Il poco tempo che ho cerco di continuare a dedicarlo come stamattina alla riserva per quello che mi è possibile, ma sostanzialmente la riserva ha bisogno di volontari. Adesso sinceramente la nostra è un'associazione aperta, non cerchiamo, non facciamo proseliti, ci mancherebbe. L'importante è, ecco, in qualche modo dare una mano anche con piccole cose, ma l'importante è essere partecipi. Abbiamo una possibilità di riportare questa parte di territorio ai vecchi albori. Credo che sia un compito nostro, lo definirei un dovere morale, di adoperarsi affinché tutto questo avvenga. Grazie. C'è qualche domanda dal pubblico, qualche richiesta? Non so, se qualcuno io vuole. Penso. Vai il microfono, Adriana. No, io penso che questa iniziativa, che ha coinvolto un po' tutti, anche i presenti che sono qui, oltre i curiosi, penso che questa iniziativa sia fondamentale anche per dare esempio. Perché l'incendio che ha colpito Acquabella ha colpito anche la Pinetina di Vallevò, la Pineta di Pescara, e l'unica che sta riprendendo grazie al volontariato eccetera è questa, a distanza di e mi fa piacere che qualcuno lo dice, grazie, ce lo meritiamo l'applauso perché è stato veramente pesante il lavoro. Fare pubblicità, perché noi dobbiamo diffondere questa politica del fai da te volontario, del bene comune, come diceva Dario. Pubblicità suonava tutto meglio, comunicazione. Però la dobbiamo diffondere per fare da esempio, perché la Pinetina di Vallevò, per esempio, si ha raccolto dei fondi ogni tanto, perché pure te l'ho dato, quindi ogni tanto mi arriva una mail, ma c'è stato il sindaco in televisione che ha detto che adesso stanno ripulendo degli alberi morti, però non c'è questa, come si dice, questa volontà del territorio, delle persone che poi si sono prese i semi, cioè le ghiande a casa, le hanno accudite, le hanno riportate sul territorio. Quindi secondo me la comunicazione da dare ai social, ai giornali è importante, perché il decalogo che ha fatto, le scuole soprattutto, perché ogni, per esempio, qualche classe può farsi promotrice e poi donare al posto, quindi andare a conferire le piantine nate. Per fortuna, ecco, oggi un altro signore è venuto e ha dato le sue querce. Quindi questa è una cosa che coinvolgerebbe moltissimo le scuole, sia dei piccoli che dei più grandi, perché per fortuna il decalogo di come si fa l'ha fatto Dario. Quindi se prima non c'è, la gente non lo sapeva, andava a raccogliere magari quelle per la strada, le ghiande, quando si va a Francavilla, quando le ghiande ci stanno, però il discorso è sapere dove andare, eleggere delle matricine, cioè delle matriarche di piante, da dove
attingere le ghiande. Quindi questo può diventare un'attività didattica bellissima, anche extra didattica. Uno qualsiasi di noi che va in campagna, va a raccogliere, vede una bella, un bel leccio, una bella roveretta, se le raccoglie, le fa e dopo le va a piantare. Ecco, ci vorrebbero in questi comuni, Pescara non ne parliamo, stanno ancora litigando, che non si capisce come andrà a finire. Però l'importante è che ognuno di noi poi si faccia promotore. Quindi veramente il massimo della comunicazione, io spero che quello che è stato fatto oggi, eccetera, e questa vada sui giornali pure, non solo sui social. Quindi auguri a tutti noi di continuare. Comunichiamo. Di andare nelle scuole con questo piccolo video, nelle scuole, ma nelle scuole di tutto questo territorio, il territorio colpito da, quindi Ortona, Rocca San Giovanni, San Vito, Pescara, è importante. E le cose le facciamo noi, non dobbiamo aspettare che si E grazie Adriana. Scusatevi, l'avevo messa con me, c'è Fabrizio Arduini. Questo è una delle collane che faceva lei. E le amiche quando la vogliono nominare, ecco, Fabrizia è stata una delle prime ecologiste di Ortona e di tutto il territorio, che ha speso la sua vita artistica per celebrare la natura ed è sempre qui nel nostro cuore. Grazie. A tal proposito, vi ricordo che le associazioni esistono se ci sono le persone che sono disposte e hanno la volontà di dedicare del tempo a delle azioni concrete. Quindi anche in assenza di Tommaso, che purtroppo è fuori Italia per lavoro, anche fare sì, che tra l'altro ti ha ringiovanito il vento sta fa bene, però, ti sta facendo bene anche in assenza di Tommaso, eventi non per forza tecnici, che tra l'altro non possiamo fare in riserva, ma eventi di condivisione, di incontro, di comunicazione, anche picnic fuori la riserva, un pranzo all'aria aperta come abbiamo fatto l'anno scorso a Pasquetta. Sono queste le cose che ci ricaricano le energie e che ci danno la motivazione per andare avanti nella salvaguardia di quello che è il verde comune. Grazie. Grazie mille, grazie. Signora. Se c'è qualche domanda, se no ci prepariamo insomma per la consegna degli attestati. Sì, è arrivato. Però se Andrea allora ci vuole avvicinare può parlare di questo corso. Dato che devo dire che è stato ampiamente sponsorizzato da lui, io devo ammettere che non ci credevo molto. Invece insomma devo dire che assolutamente ha dato veramente ottimi risultati, siamo felici insomma della partecipazione che è stata ampia e nonostante il fatto che non tutti stamattina sono potuti venire ovviamente a riprendere in questa sede insomma l'attestato, perché c'è gente che ovviamente lavora, insomma altri impegni e insomma ovviamente poi lo diremo anche via mail a chi non è potuto venire, ma gli attestati saranno, cioè sarà possibile prenderli nel nostro ufficio, che adesso diciamo, abbiamo aperto un ufficio riserve che prima era sito in Sant'Anna, che adesso è in ristrutturazione, adesso invece è presso l'ufficio tecnico, per cui sopra il mercato coperto, e quando si sale sul ballatoio è visibilissima la freccia con i roll up che indicano dov'è il nostro ufficio, che è aperto il lunedì mattina dalle 9 a mezzogiorno e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17. Per altri appuntamenti è possibile scrivere una mail a riserve@comuneortona.ch.it e lascio la parola ad Andrea. Grazie Maria Carla. Io intanto chiedo ulteriore grazie e un applauso ai soci dell'associazione e a tutti coloro che si sono spesi per il divario diffuso, perché ognuno di loro poi ha dedicato tempo della propria vita a fare questa cosa e diciamo
noi quando è possibile, tutte le volte, perché pensiamo che questo sia il modo di lavorare, quello che ci ha ricordato Adriana, le aree protette, le riserve, tutte le cose che fanno persone, gli uomini, vanno avanti e funzionano se c'è una cosa che noi abbiamo perso, che è quello del senso di comunità. Noi ogni volta che ci chiamano, noi siamo un'associazione, come diceva, ricordava Maria Carla, legata al WWF, ci occupiamo di aree protette. Qualcuno ci chiede, dice, ma quando prendete la prossima area protetta? Ma quando... Noi ovviamente non siamo una società, non facciamo questo per lavoro, non è il nostro obiettivo arrivare a prendere le 25 riserve regionali per gestirle tutte e 25, assolutamente. In Abruzzo gli enti gestori sono i comuni, noi andiamo quando o i cittadini, come è successo qui a Ortona, o le amministrazioni ci chiamano. Volevo, mi fa piacere che salutiamo il sindaco, mi fa piacere che Adriana mi ha preceduto, perché volevo ricordare anch'io Fabrizia e ho messo questo blouson che vedete, io l'avevo indosso quando 10 anni fa firmammo, c'è una fotografia anche che ricorda questa cosa, firmammo il protocollo d'intesa, perché tutto poi nasce grazie a delle persone come Fabrizio Arduino che poi sul loro territorio si sono sempre spese per portare avanti, diciamo, quella fiammella che spesso illumina il buio che noi viviamo e che ha permesso anche l'istituzione delle riserve. Esattamente, tutte le persone che poi hanno fatto parte di questo progetto continueranno con il loro impegno nelle attività che farà l'associazione, ovviamente terranno accesa quella fiammella che, diciamo, dà la speranza a noi come umanità, perché è indubbio che chi, insomma, c'è un po' più di anni di me o chi ha studiato la storia sa che nelle civiltà, nelle comunità, diciamo, pre-industriali, l'equilibrio tra l'uomo e la natura era una cosa che faceva parte del quotidiano di tutti. Non c'era necessità di dire guarda quell'albero non lo devi tagliare, guarda quell'animale non lo devi ammazzare, si andava a caccia perché non c'era, diciamo, in alcuni casi dove non si allevava si andava a caccia, ma c'era il rispetto per l'animale e c'era già la conoscenza degli equilibri, perché loro sapevano che non potevano ammazzare più animali di quelli che nascevano, sapevano che non potevano tagliare più piante di quelle che c'erano, altrimenti le loro risorse finivano. Noi questo senso del limite l'abbiamo perso, la nostra società, diciamo, quando si è affermato come modello socio-economico il capitalismo, di fatto noi lavoriamo per un'eterna crescita e il pianeta ci sta ricordando che questa cosa non è possibile perché ci sono dei limiti fisici che non sono superabili. Quando li superiamo succede quello che poi noi ci troviamo a vivere nel quotidiano, quando parliamo di cambiamenti climatici, quando parliamo di tante problematiche legate, per esempio, una notizia che ha colpito parecchi, ma purtroppo, ahimè, chi queste problematiche le segue per lavoro, per sensibilità, non è rimasto stupito più di tanto. Qualche settimana fa hanno dato notizia di un lavoro che è stato pubblicato su Nature di un reparto dell'ospedale di Napoli, ospedale pubblico, ricerca pubblica, quindi ricordiamoci sempre anche di questo, e hanno scoperto che dentro il cuore delle persone hanno trovato le microplastiche e hanno visto che questa cosa aumenta del doppio il rischio di infarto. Come sono andati a finire quei pezzettini di plastica nel cuore di quelle persone? Magari noi non lo sappiamo, ce l'abbiamo anche noi. Nel nostro sangue, nel nostro cuore, è finita la plastica, che è questo materiale che noi abbiamo fatto con il petrolio, fonti fossili. Quindi questi sono segnali, come il fatto che il clima che noi viviamo oggi
che ci dovrebbero far riflettere. Questo è importante, quello che diceva Dario, il fatto di fare formazione, comunicare, queste sono cose che, come diciamo, prima erano patrimonio delle nostre culture, delle nostre civiltà. Noi abbiamo rimosso, perché ovviamente andavamo dietro a quello che è il guadagno, l'affermarsi, non a caso poi diciamo l'edonismo ormai è padrone, e la rappresentazione dell'edonismo nella nostra società sono i social network. Sono i social network che poi sono diventati il luogo. Una volta c'era sempre lo scemo del villaggio, no, del paese, però quello stava in piazza, stava dentro al bar, diceva quelle quattro stupidaggini per sentirsi magari più importante, e finiva là, magari lo prendevano in giro e rimaneva là dentro. Adesso purtroppo quelle stupidaggini vengono dette a tutto il mondo, perché potenzialmente sui social. Allora noi abbiamo un altro esempio di quanto siamo stupidi e miopi come esseri umani, che noi abbiamo degli strumenti a disposizione paurosi, perché noi digitando qualche cosa su telefono abbiamo praticamente a disposizione lo scibile umano, e invece lo usiamo per litigare, vomitare odio e sentirci vivi. Ovviamente quelle sono problematiche che connotano anche dei problemi delle persone che fanno quelle cose, perché c'è un detto, lo dico in dialetto, no? Che sa fa, che sa fa papia, e in questo caso scrive, perché ovviamente di persone che poi quando c'è un problema si corciano le maniche, vanno a raccogliere le ghiande, studiano, ascoltano. Io vi porto, stavo dimenticando di portarvi saluti di Sante Cericola, che il nostro Ezéar Bouffier, che per chi non conosce il libro di Jean Genet, L'uomo che piantava gli alberi, noi abbiamo un piccolo Ezéar Bouffier che si chiama Sante Cericola, che fa questo da un po' di tempo, è un nostro amico prima che collaboratore. Ci ha già donato anche le 33 roverelle. Ci ha donato 33 roverelle, che insomma si è incontrato con quegli amici dell'associazione ed era contentissimo, e oggi da buon volontario attivista sta a Serranella con un altro gruppo di volontari, altri ragazzi che hanno fatto un corso simile a quello che abbiamo fatto qui a Ortona, perché che noi abbiamo bisogno di diciamo creare quei piccoli catalizzatori di cambiamento, che sono poi le persone che quando acquisiscono la consapevolezza, portando una sensibilità, perché se uno non porta una sua sensibilità oggi, ma io perché devo andare là a sentire quelli che raccontano queste quattro fregnacce, scusatemi il termine, oppure devo andarmi a studiare, devo andare a vedere, mi devo mettere in primo io, perché poi oltre a fare diciamo quella che è la formazione classica, nei corsi noi cerchiamo, c'è la parte che è molto, con poca fantasia, abbiamo chiamato laboratorio di idee, che è quel luogo dove poi chi ha partecipato al corso si mette insieme, cercando anche di lavorare e formare i gruppi, diciamo che sono cose, come dicevo prima, che bisogna utilizzare per fare comunità, e poi chiaramente con la forza e l'impegno andare a trovare le risorse, ma come dimostra il caso del vivaio diffuso, poi tante volte non dobbiamo fermarci al fatto ma non ci sono i soldi, ma non si può fare, perché poi se c'è la volontà la strada si trova. È chiaro che poi in alcune realtà ci sono le leggi, non ci sono le normative che devono essere conosciute e rispettate, e quindi ci sono tutta una serie di procedure che devono essere fatte, ma la cosa fondamentale è ovviamente la sensibilità, e acquisendo la consapevolezza poi si diventa, diciamo, dei catalizzatori. E ricordiamoci, io questo lo dico sempre anche ai miei colleghi che si occupano di gestione delle aree protette: o le aree protette sono e trovano il modo di far diventare attori e fare comunità, altrimenti la protezione sulla carta sì, serve, perché serve in molti casi, purtroppo bisogna ricordare alle persone che magari non è il caso di entrare con un mezzo a motore, che è una macchina, dentro un bosco
noi siamo stati, c'eravamo io, Tommaso e Maria Carla, qualche giorno dopo l'incendio, cartelli, cose, compagnia, per un ragazzo che con la bicicletta scendeva giù, dice: ma tu dove? C'erano ancora gli alberi che fumavano, e quindi poi noi abbiamo questa, diciamo, questo atteggiamento, sempre perché poi magari pensiamo sempre a soddisfare il nostro bisogno. Quel giorno quella persona aveva necessità di andare al mare, forse manco si era reso conto che c'era stato un incendio, perché probabilmente non gli interessava. Queste, le aree, la maggior parte delle aree protette in Abruzzo, ma non solo in Abruzzo, sono quelle zone che lo sviluppo economico aveva lasciato, sono sempre state, diciamo, dimenticate, erano diventati luoghi dove magari, non a caso, io sono stato direttore per diversi anni alla Lecce di Torino di Sangro, mi ricordo che quando facevamo le pulizie ogni tanto trovavamo delle bagnarole di plastica con dentro le stoviglie che andavano sopra dove c'era il cimitero inglese e le buttavano giù nel bosco. Quindi quello era diventato praticamente un immondezzaio, e noi ogni volta che pulivamo trovavamo questi immondizi. E questo ci fa capire che poi noi torniamo a quello che sappiamo, noi vediamo quello che conosciamo, diamo un valore per quello che sappiamo. Quindi è necessario, importante, che poi tutti noi, in primis, che la responsabilità del funzionamento di un'amministrazione, di un posto, di un territorio, se funziona bene o non funziona male, non è solo degli amministratori pubblici, ma soprattutto dei cittadini e della comunità che ci vive. Noi dobbiamo tornare a essere comunità. Consigliamo di acquistare. Una breve comunicazione di servizio, intanto chiamiamo il sindaco per, diciamo, i saluti, e vorrei chiedervi se, diciamo, pazientate ancora, insomma, 5 minuti per la consegna, così poi apriamo, diciamo, il buffet che è stato gentilmente offerto dall'associazione, che con tanta, insomma, difficoltà lo ha realizzato, per cui anche, insomma, come per rendere omaggio, insomma. Grazie, ecco sindaco. Grazie, mi scuso per il ritardo, ma c'è stata un'altra bella iniziativa giù per la Lega Navale. E io ho ascoltato la parte finale dell'intervento di Andrea, che ringrazio insieme a te. C'è la diretta che si può rivedere. No, ma insomma, dico questo per condividere pienamente il discorso che bisogna tornare ad essere comunità. Lo dico in genere, bisogna essere comunità in tutto, nelle difficoltà, nelle cose belle. In questo caso, che parliamo, dove parliamo di rispetto dell'ambiente, parliamo di due riserve che sono l'identità della nostra città, del nostro territorio, credo che assume un'importanza ancora maggiore, perché non dobbiamo sempre aspettare che le istituzioni facciano, che le istituzioni mettano i soldi, come ha detto Andrea giustamente, se poi non c'è il seguito, se poi non c'è il rispetto, se poi non c'è quell'impegno, quella sensibilità di cui parlava Andrea. Ecco, io parlo in genere, nella vita quotidiana bisogna vivere con sensibilità. Questo vale per tutto, vale per il lavoro, vale per la cultura, vale per lo sport, perché logicamente se uno è sensibile alla cultura può parlare di cultura, se uno è sensibile allo sport può parlare di sport, se uno è sensibile al rispetto dell'ambiente può parlare e soprattutto far passare quel messaggio che non bisogna sempre aspettare dagli altri, ma bisogna essere i primi attori responsabili di certe azioni. Allora, i ragazzi volontari che hanno partecipato a questo progetto, io vi rivolgo a loro, a tutti voi che tra poco premieremo, perché l'amministrazione ha creato nel 2018, parlo di amministrazione in genere, non voglio dire la mia amministrazione, ma l'istituzione ha messo in campo tutti quegli strumenti per poter dar vita, rendere operative le due riserve, cosa che non era prima. E siamo stati bravi anche a prendere i fondi, siamo stati bravi, ce lo possiamo anche dire tutti insieme, volta, sì. Ne ricordo anche di Fabrizio Arduini, che ricordo benissimo quando firmammo quella convenzione, ma oggi tutto questo non basta. Se voi, e mi rivolgo a voi, perché voi dovete essere i messaggeri di quella sensibilità di cui si parla tanto, perché forse
le persone seguono più il cittadino che si impegna, è come i giovani, no? I giovani tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma se glielo dice il coetaneo, forse lo stesso concetto viene recepito in un modo migliore, perché bisogna usare il linguaggio giusto in tutti i vari tipi di comunicazione. Ecco, in questo caso noi ci affidiamo a voi e vi consegniamo questo testimone, che deve essere veramente un impegno, ma un impegno per trasmettere appunto quella sensibilità e dire alle persone che l'ambiente va rispettato, altrimenti il divario prima o poi non esisterà più. Ecco, immaginiamo di vivere tutti all'interno del divario. Quando stiamo in un divario, quando stiamo nel nostro giardino, che facciamo? Stiamo attenti a quello, come ci muoviamo, a non rovinare la piantina. Ecco, dobbiamo vivere in un divario che riguarda tutta la comunità. Se forse capiamo questo, assumeremo tutti anche un livello superiore culturale che non potrà che fare bene al nostro territorio e a tutti noi. Quindi grazie per quello che avete fatto a tutti indistintamente e andiamo avanti su questa linea. Grazie. Volevo salutare anche gli amministratori presenti, questa dimostrazione, sia soggetti che colletti, dimostrazione che le istituzioni sono presenti quando si parla di rispetto dell'ambiente sempre. Grazie. Ministro, ringraziamento. Anche il Presidente del Consiglio che è andata via e anche il Presidente, sei ancora Presidente? Sei ancora Presidente? ancora ti sfiducio. Lui vorrebbe, mettetevi una battuta, vorrebbe trovare qualcun altro. Io vorrei ringraziare anche Amelia Primavera che è il nostro, che ci segue adesso nell'ufficio ambiente. Una grandissima lavoratrice. Assolutamente, ci ha aiutato in situazioni. Anche la regione. Sì. Saluto tutte le istituzioni e diamo, diciamo, il via a questa consegna degli attestati. Procediamo così, io leggerò, diciamo, i nomi che non sono tutti presenti, di quelli che hanno, diciamo, superato il corso, perché ovviamente gli iscritti, col massimo del punteggio, gli iscritti erano 30, poi ovviamente, come capita sempre in queste situazioni, si vede quello che l'impegno, la volontà, e c'è chi ha portato a termine tutto il corso, che comunque sono 14 persone, quindi quelli che sono poi presenti oggi, come ricordava Maria Carla, lo ritireranno oggi dalle mani del sindaco, quindi io leggo e te li passo, e chi ovviamente potete farvi portatori, sì, il sindaco si mette lì per la foto di rito del passaggio. Primo è Daniele Aiello, che non c'è. Valentina Bassanese, che c'è. Ordine alfabetico stiamo dicendo, Un applauso. Poi c'è Sefora Caracini, che non c'è. Francesco Ciammaglichella, che non c'è. Sara Cudazzo, che non c'è. Nicola Di Deo, non c'è. Sefora Dinucci, che però c'è, che eccola c'è. Qui. C'è anche la più giovane. Sì. Sefora è la più giovane del corso. Ciao. Vabbè, possiamo dire più giovani, più anziani no, ma più giovani sì, lo possiamo dire. Anziani. Meno giovani. Le più vecchie non si dice. Poi abbiamo Lorenza Di Zio, che non mi sembra ci sia, e invece Alessandra Ferrari, mi sembra di averla vista. Abbiamo poi Lorenza Monacelli, che non c'è. Elisa Mussolini, che non c'è. Davide Rattelli, c'è. Tutto sto tempo, dove lo trovi?
Poi no, no, non scappate, che poi dobbiamo fare la foto con tutti gli attestati insieme, con il sindaco, con Maria Carla, insomma. Martina Rosini, e non c'è, il Dulcis in fondo l'abbiamo lasciato apposta perché insomma ci si è messo pure la giacchetta. Alberto Rossi. Ok, allora tornate tutti che facciamo la foto. Ricordo a chi non è potuto esserci che può ritirare l'attestato nel nostro ufficio e anche su appuntamento, ovviamente, se non può durante gli orari di apertura al pubblico. Dopo la foto collettiva direi di partire con il rinfresco, sì, accompagnato dalla musica del maestro Sirio Di Benedetto. Grazie a tutti.